19:49, arrivo al Palasport di Villa d'Ose. Come stai? Ciao a tutti, sto bene. La differenza di chi riprende che non so come farò oggi, mi dispiace. Oggi delegheremo tutto a lui. Stiamo parlando di capelli noi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati con il classico appuntamento del futsal. Oggi, grandissima giornata, la quarta del giro di ritorno, la 15ª di campionato. Siamo in Villa d'Ose e oggi c'è una partita da non sbagliare e da confermare un primo posto. Sì, c'è da confermare un primo posto. Adesso sono un po' emozionato per l'intervistatore. Anche te oggi giocherai, quindi anche te devi dire le tue impressioni. Intanto noi questa cosa non la sappiamo, la stiamo ipotizzando. Non sappiamo chi giocherà. Sappiamo che oggi però non c'è Antimo a fare questo compito. Non sta parlando lui, dice che ha il vomito, ma a furia di commentare anche le parate di Pise non potrebbe essere così. Stavo scherzando, chiaramente io Pise lo amo. Siamo qui per fare quello che di solito fa Antimo, insomma, partita difficile. Cambia anche la prospettiva da cui Rovigo guarderà la classifica quest'oggi: più un punto sullo Yasurk Valley e più 3 punti sul Pernumia. Oggi c'è da confermare un primato, c'è da confermare il primo posto. Sì, la scorsa volta è durato solo una giornata il primo posto, quindi stavolta speriamo di farlo durare di più, anche perché l'Arzegand, la squadra che facciamo contro oggi, è la squadra che ha battuto il Valley la giornata scorsa, quindi è molto importante, dobbiamo star concentrati, si vede che loro sono in forma e quindi sì, dobbiamo andare in massimo oggi. Sì, tra l'altro la Zergrande che affrontiamo oggi non perde il 24 novembre contro il San Precario, quindi una squadra che è in un ottimo momento di forma, viene appunto come dicevi tu da un successo difficilissimo con gli Yasurk Valley, tra l'altro vincendo per 1-0, quindi anche clean sheet. Ezio prima diceva con me quanto sia anche forte il loro portiere, riuscirei a bucarlo quest'oggi? Sinceramente non mi ricordo l'andata, l'ho fatto gol, penso di sì. Quindi dovrò riconfermare. Se invece è il portiere nuovo ci sarà da vedere, un motivo in più per impegnarmi, cercare di far gol a tutti i portieri che affronterò. Allora ragazzi, andiamo a leggere quelle che sono le vostre domande, come sempre sotto nei commenti #domanda per far sì che il vostro dubbio venga risposto da Fabio Di Mauro. Iniziamo con la prima domanda da parte di Gabriele Giunta 567. Nelle tue movenze rivedo Paulino Dybala, tu ovviamente con le tue dovute proporzioni ti ci rivedi in lui? Hai preso spunto dalle sue movenze in campo? Un abbraccio, continuate così. Di solito dicono a te che sembri Dybala. Non a giocare, non sono mancino, non ho baricentro basso. Per caratteristiche è vero, ma è un'associazione che i ragazzi fanno da molto tempo, anche quando eri all'Etrusca, anche nei video in cui eri piccolo. Effettivamente questo mancino ricorda Paolo. Quando gioco non penso ad un giocatore, sinceramente, però ovviamente è un giocatore che stimo tantissimo, quindi mi fa sempre strapiacere quando me lo dicono e ringrazio comunque per il commento. Sì, diciamo che Fabio solito ti riede più in Messi che in Dybala. No. Chiaramente è una provocazione, non sto dicendo che Fabio è come Messi, chiaramente è più forte. Sì, sicuramente Messi non ha mai vinto un campionato con il Rovigo. Andiamo con la seconda domanda da parte di Andrea Miglietti 4267. Fabio, cosa ne pensi della squalifica di Calaia di 2 mesi di novembre? Domanda piccante, questo è un po' difficile. Ovviamente mi dispiace per la squalifica, però è stato riportato sulla retta via del futsal. Cioè mi dispiace per come si è andata alla fine col calcio a 11, però in qualsiasi caso penso in qualsiasi sport penso sia fortissimo Nick. Quello che comunque ha fatto Nicolas, diciamo che è reso pubblico, però noi per correttezza nei suoi confronti non lo diremo. Tu comunque cosa ne pensi della sua squalifica? Un po' eccessiva, come credo personalmente. Diciamo che secondo me è stata troppo severa la squalifica, però... Iniziamo dunque con il format che vi piace tantissimo, # esultanza sotto nei commenti per suggerire a Fabio quale esultanza dovrà praticare nel prossimo match, sempre che riuscirà a battere il portiere. Iniziamo a leggere però le migliori che ci avete posto nei commenti dell'ultimo video. Prima esultanza proposta da Forte Motore 8067, fai l'esultanza di Quara, quella che dorme. Questa è già una potenziale vincitrice, lo dico subito perché mi piace tanto. Andiamo con la seconda esultanza proposta nei commenti da parte di Daz9, head slap di Messi contro il Tottenham. Anche questa è bella, poi c'è il vantaggio che è un'esultanza di Messi, quindi questo è un plus. Terza esultanza da parte di Giulio Brun, quella di Beto e LeBron James. La so da FIFA. La sai da FIFA, esatto, per un'esultanza che dava molto su FIFA. Pure questa è carina. Andiamo con l'ultima esultanza proposta da Daie Magica, con 35 like, la più votata da voi nei commenti. Ghiaccio nelle vene, D'Angelo Russell. E anche di Correa l'ha fatta, però. Ah, ho capito, bella, anche questa molto bella. Vento, oggi sono in difficoltà a scegliere, sono sincero. Ricapitoliamo tutte e 4 esultanze. Fabio, che esultanza sceglierai oggi? A, esultanza di Quara, quella che dorme. B, head slap di Messi contro il Tottenham. C, quella di Beto e LeBron James. Oppure D, ghiaccio nelle vene d'Angelo Russell. Ok, inizio escludendo la C, questa di LeBron James e Beto. È quella che sceglierei meno tra le altre. C esclusa, l'altra che escludi? Escludo head slap di Messi. Più che altro per le altre due, perché una è quella con più like, quindi sono sempre più predisposto a sceglierla, e l'altra quella di Quara, che mi piace un sacco. Andiamo a ricapitolare quindi le ultime due esultanze che sono rimaste. La A, l'esultanza di Kvaratskhelia che dorme, oppure la D, quella di D'Angelo Russell. Messi in my veins. Quindi la tua risposta definitiva è? Sono veramente indeciso, però voglio motivare la gente a mettermi piace a quelle belle, quindi scelgo questa, anche se vorrei scegliere quella di Quara. La accendiamo?
Accendiamo SM Veins. Accendiamo l'esultanza di D'Angelo Russell e quella che oggi Fabio farà in caso di gol. E allora ragazzi, eccoci finalmente all'interno del Palasport di Villadose per seguire assieme il 15° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto, Rovigo vs Medwork Arzergrande. Una partita difficile perché gli ospiti sono reduci da una bellissima vittoria per 1-0 contro lo Yeswork, la capolista, che poi ha concesso ai ragazzi di Mister Gonzato il sorpasso che li porta momentaneamente a +1 dalla seconda in classifica a +3 appunto dalla terza, dal Pernumia. Ospiti sesti in classifica, -2 dal San Precario, da quel quinto posto che equivarebbe a dire zona playoff, quindi sicuramente devono fare bene i giocatori del Medwork, mentre dall'altra parte c'è Rovigo che si sa deve mantenere il primato e deve sudarselo in una partita che si prospetta estremamente difficile. Per i padroni di casa 79 le reti realizzate, primo miglior attacco della stagione, 25 invece gol incassati, seconda miglior difesa. Per gli ospiti decimo miglior attacco del campionato con 35 reti messe a segno, invece quinta miglior difesa della stagione con 45 reti incassate. Faccenda capocannonieri per il loro Rovigo, troviamo Fabio Di Mauro con 17 reti realizzate che, se si vanno a sommare con quelle della Coppa, diventano 22. Dalla parte opposta invece, come l'andata, troviamo Fausto Bettini, 13 gol fatti per lui fino ad ora, e vediamo come si comporterà uno dei giocatori più pericolosi per gli ospiti. Noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a sistemare con tutta la nostra attrezzatura per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida. Benvenuti e bentornati al Palasport di Villadose per seguire assieme il 15° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi Rovigo vs Medwork Arzergrande, una partita assai complessa perché gli ospiti sono una delle formazioni più in forma dell'intero campionato. Non è un caso la vittoria per 1-0 da parte dei ragazzi di Mister Bottaro contro lo Yeswork Valley, la capolista, che poi ha concesso il sorpasso da parte della squadra di Mister Gonzato. Come vediamo dalla classifica, primo posto a +1 sullo Yeswork per l'appunto, e +3 sulla terza in classifica il Pernumia. Oggi bisogna continuare così per non perdere il primato, ma andiamo a scoprire le formazioni. Per i padroni di casa c'è Francesco Di Mauro in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo. Dalla parte opposta invece per il Medwork troviamo Tietto in porta, difeso da Cecconi il capitano, laterale destro Nalin, a sinistra Nicolao e come pivot Farinazzo. Ormai è tutto pronto, si attende solamente il consenso del direttore di gara mentre Francesco Di Mauro suona la carica ai suoi, ma si parte con lo scarico all'indietro da parte di Garofalo, direzionato Ezechiel Morello che va da FDM e che tocca il primo pallone della sua gara. Sempre il 14 in conduzione, allarga il gioco sempre a destra dove c'è il 9 che si accentra e poi va da Ayrton Mariotto, sempre per Ezechiel Morello, che cambia gioco da Garofalo, che torna dall'italo argentino, verticale per FDM, suola per il 14, che torna da Fabio Di Mauro e arriva subito il gol del Rovigo. Un'azione congegnata alla perfezione, l'assist al bacio, un cioccolatino facile facile per il gol più semplice della stagione da parte di FDM. 18 in campionato, 23 stagione, l'esultanza Ice in my veins, quella che ci avete consigliato voi. Rivediamo quello che è accaduto dal replay, bellissimo il dialogo tra il 14 e il 9, poi la suolata a mandare al bar Nalin e a restituire a FDM, che lì da due passi veramente non può fallire. Quello che è l'appuntamento per il gol dell'1-0 e per il vantaggio del Rovigo, che si porta a +1 dopo pochissimo dall'inizio di questa sfida. Ma torniamo in campo perché c'è Garofalo in possesso, trivella bene, direzione FDM che sciupa il pallone che sarebbe potuto valere il 2-0. Nicolau dentro Nalin, che torna sempre dal 13, verticale Ceccon che difende un buon pallone e lo lavora sempre per il 16, che prova a sgusciare via. Fabio Di Mauro lo chiude e fa ripartire Ezechiel Morello. A destra c'è aperto Mariotto, il Pocio preferisce però prendere tempo, riposizionarsi e servire per FDM, che va ora dall'8, da questi al 14, che torna da Fabio che prova a girarsi e andare sul destro, capisce tutto Tietto che blocca la sfera. C'è con dentro Nicolau, prova il primo squillo della sua gara, anche il numero 13 per il Medwork, che si perde però a lato. Mariotto dentro per Ezechiel Morello, da questi a Garofalo, dentro FDM, il suo sinistro, gran risposta da parte del 12 del Medwork, sarà calcio d'angolo. Morello sempre a destra per Fabio Di Mauro, le finte di direzione su Ceccon, poi il 9 torna dal 14, da questi a Garofalo. Tietto ancora una volta si fa trovare presente, sprinta in avanti Nicolau che fa fuori secco il Pocio, allarga a sinistra per Farinazzo, malinteso tra il 10 e il 13, buono però il guizzo da parte di Nicolau. Mariotto dentro per Morello, da questi FDM, schierata la difesa del Medwork, lo sa il 9 che deve ripartire e lo fa sempre col 14. Mariotto, Garofalo, sempre Ezechiel Morello, Ayrton Mariotto pensa e prova la conclusione. Tietto non si fa trovare però impreparato e blocca la sfera. Ceccon dentro per Nalin, verticale Nicolau, Fabio Di Mauro riconquista la sfera, attenzione al 2v1, il 9 per il 10, Tietto miracolo, sarà calcio d'angolo, un'altra risposta superba da parte del portiere del Medwork.
Attenzione ancora a Mariotto, cerca il sinistro. Fausto Bettini però si va a riprendere la sfera e transizione in avanti. Attenzione all'11 che fa fuori secco anche Fabio, il suo sinistro esterno della rete. Buono qui il guizzo da parte di Bettini per il Medwork. Occhio a Garofalo che calcia di fatto il polpaccio di Bettini, ma è tutto buono per il direttore di gara. Clamorosamente ritrova la sfera però lì Tietto sulla seconda conclusione di Garofalo. Mariotto, il dialogo col Pocio. Poi sempre lotto verticale per il 10, il suo sinistro. Parata incredibile ancora una volta di Tietto, un po' fortunata. Riparte poi il 12, proprio direzione Bettini. Da questi a Farinazzo, mette a sedere il Pocio, poi deve tornare indietro. Scarica Ceccon, il suo destro è ampiamente alto. Tutto sotto controllo per Francesco Di Mauro. Verticale di Bettini per Zecchin che lavora un gran pallone in direzione Pagano che cerca Ceccon. Un po' di confusione, Mariotto se la riprende. Innesca Fabio in avanti, vis-à-vis con Tietto. Attenzione al 9 che fa fuori anche il portiere, il suo sinistro. Ceccon da portiere vero. E infatti lo ringrazia il suo 12 perché nega la gioia al numero 9 del Rovigo di mettere a segno la rete del 2-0. Riparte proprio il 15, Mariotto così e così, ancora Pagano. Si appoggia poi per Bettini che cerca lo slalom verso il centro. Francesco Di Mauro para e poi Mariotto alleggerisce la pressione sui suoi. Guaraldo, Fabio Di Mauro, suola destro, bella la trama di gioco direzionata a Garofalo che torna dal 9, ma c'è stato un fallo ai danni di Raffaele Garofalo, il pivot del Rovigo. Calcio di punizione da una mattonella interessante, sul punto di battuta si presenta Ayman Sherrood. Pronto il giocatore con la 7 che parte, segna il gol che porta il Rovigo a più 2 e sono 19 in stagione per Ayman CR7 Sherrood, uno specialista sul calcio piazzato che dopo il gol contro la Mediatek Luparense proprio da calcio di punizione e il palo con la Juvenile a Padova arriva un'altra soluzione veramente insidiosa per Tietto che forse non dispone bene la barriera, va dalla parte opposta rispetto al tiro di Sher. E questo è un gol sicuramente importantissimo e che proclama forse Sherrood come tiratore di calci di punizione della propria squadra. Ma torniamo in campo perché Sherry conquista un'altra sfera e la gioca a direzione FDM che si accentra. Fa esplodere il sinistro, il palo! Tietto battuto ma non è finita, ancora FDM cerca di ritrovare la palla, la gioca per Sher che forse becca anche il portiere, tutto buono, si va avanti. Allora Fabio Di Mauro porta sguarnita, arriva il gol dell'ipotetico 3-0 ma ferma il gioco l'arbitro. È stato segnalato un fallo, intanto anche proteste tra Naline e il direttore di gara. C'è la sostituzione, fuori Fabio Di Mauro al suo posto, Raffaele Garofalo. Fabio da calcio d'angolo dentro per Sher, la parata miracolosa col polpaccio destro da parte di Tietto che fa ora ripartire i suoi e va da Pagano. Il 15 prova ad accendersi e ad accentrarsi il suo sinistro. Francesco Di Mauro in due tempi recupera. Sempre il 12 dentro per il 15 che sfida Eros Guaraldo. Un rimpallo lo favorisce e poi la palla giunge in un qualche modo a Nicolao che vuole e cerca il centro per far esplodere il suo sinistro. Parato in due, anzi tre tempi da Francesco Di Mauro. Danny Fabio, Garofalo si allaccia con il 4. Tutto buono per il direttore di gara. Allora riparte Pagano dalla parte opposta. Attenzione il fallo di Sher che dice non l'ho toccato. Si avvicina però l'arbitro che estrae il cartellino giallo ed è un giallo pesantissimo perché Sher è diffidato. Dunque salterà San Precario. Parte il destro del 4. Azzolin, miracolo da parte di Francesco Di Mauro, chiamato al primo e vero e proprio intervento della sua gara. Loato dentro Garofalo, la parata di Tietto. In due tempi si va a riprendere la sfera e fa ripartire i suoi. Bettini dentro per Azzolin, da questi a Farinazzo che si gira, prova a sgusciare via. Sher però capisce le intenzioni e va da Garofalo, da questi a Loato dentro Sherrood. Intervento provvidenziale di Nicolau che devia in calcio d'angolo. Loato, Morello gestisce con la sola, cerca e trova una soluzione a sinistra che porta il nome di Ayman Sherrood. Da questi a Chinaia, Loato, esce anche Tietto, lo fa fuori secco lo scavetto e poi Bettini allontana vicino alla rete del 3-0 qui il Rovigo, ma insiste ancora con Sher dalla parte opposta che sprinta sul sinistro, il suo tiro neutralizzato da Tietto e poi il fallo e danni di Azzolin. Deve stare attento Sher perché è già ammonito. Bettini dentro per Farinazzo che cerca e trova il sinistro per Bettini, da questi a Azzolin, ancora dentro per Nicolau che si appoggia al 4. Bettini cerca il suo sinistro, strozzato Francesco Di Mauro para senza troppi problemi e finisce così la prima frazione di gioco, 2-0 per il Rovigo che sta facendo quello che deve fare, gestire questa partita per congelare il primato e far capire a tutte le pretendenti, a tutte coloro che stanno dietro, che questa volta la squadra di Mister Gonzato fa sul serio, questa volta il Rovigo vuole andare in C2. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio al Palasport di Villadose dice 2-0 in favore dei padroni di casa, la sbloccata Fabio su un cioccolatino, l'assist di Ezechiel Morello e il Pocio che gli ha fornito il gol valevole il 18° sigillo
sigillo in questo campionato per il classe 2002 con la 9 del Rovigo. Poi a metà tempo è arrivato anche il gol di Eman Sherwood, che mancava da un po', che fissa momentaneamente il risultato sul 2-0. Tra l'altro si sta rivelando uno specialista su calcio piazzato, già il secondo gol per lui ed è il miglior marcatore su calcio di punizione che è il Rovigo. Un Medwork Arzergrande che ha faticato a creare quest'oggi, non ha generato grossi pericoli per la porta, difesa quest'oggi da Francesco Di Mauro, che ha vinto tra l'altro il ballottaggio con Pasello. E quindi c'è ancora la ripresa per archivare il risultato e per provare ad allungare sullo Yeswork, perché attualmente sta perdendo per 2-0 contro il Torreglia. Questo sarebbe già importantissimo per mettere un'ipoteca sul campionato, seppur ci sono tantissime partite da giocare. Peccato che Fabio non sia riuscito a mettere a segno altri gol, perché ha avuto l'opportunità quest'oggi un po' sciupone, però buona la sua partita almeno fino ad ora. Noi adesso andiamo dentro col secondo tempo e vediamo però quale sarà l'epilogo di questa sfida. E allora eccoci nuovamente assieme dal Palasport di Villadose per seguire i secondi 30 minuti di gioco tra Rovigo e Medwork Arzergrande. Una partita in cui i ragazzi del mister Gonzato hanno gestito pochi pericoli corsi per Francesco nella prima frazione, ma c'è tutta una ripresa da giocare. E allora andiamo a scoprire assieme quale sarà l'epilogo di questa sfida, con lo scarico all'indietro di Zecchin, direzione Ceccon. Da questi a Bettini, Nicolau. Torna sempre dal proprio numero 11, che verticalizza per il 2, l'anticipo del Pocio Morello che depone in fallo laterale. Insiste ancora il capitano del Medwork, che va dal proprio numero 11, verticale, direzione Zecchini, il suo destro, la risposta con la manona sinistra da parte di Francesco Pio Di Mauro. Sguardo in avanti per Eze, che va a pescare Garofalo, che prolunga questo pallone per Fabio, la sola da visionario del 9 per il 10, Tietto para una volta, ma non è finita ancora Garofalo, è ancora Tietto a dirgli di no e a rilanciare dalla parte opposta Bettini, che fa fuori secco Mariotto, e 2 contro 1 Bettini sul fondo. Ad un passo dalla rete che avrebbe potuto riaprire il match, Fausto Bettini. Il Pocio, servito da Mariotto, scodella in avanti direzione Garofalo, che prova a girarsi, respinge Ceccon, poi Bettini prova a ripartire. Attenzione ancora, 2 contro 1, ancora l'11 col suo mancino, traversa! Ancora una volta lo squillo imponente da parte dell'uomo più pericoloso del Medwork, che porta il nome di Fausto Bettini. Rivediamo dal nostro replay la traversa a negargli la gioia del gol, che sarebbe valso il 14° sigillo nella sua stagione. Parte esterna della traversa, ma adesso attenzione, si addormenta il Medwork, capisce tutto FDM, che contro Tietto, Fabio Di Mauro non perdona, era scivolato in questo caso proprio Fausto Bettini sullo scarico all'indietro, se non ho visto male, da parte di Nicolau. In ogni caso 24 in stagione per il bomber con la 9 del Rovigo, e ora nuovamente risultanza Ice in My Veins, che gli piacerà particolarmente per replicarla due volte. Rivediamo quanto è accaduto, lo scarico all'indietro e cade sul parquet del Palasport di Villadose Fausto Bettini. Poi bella la finta da parte di Fabio Di Mauro su Tietto, il suo sinistro è una sentenza, aveva provato ad immolarsi Ceccon, che era riuscito a negare la gioia della doppietta a Fabio nel primo tempo con quel salvataggio sulla linea clamorosa. In questo caso non ha potuto nulla, come possiamo riapprezzare dalla nostra terza inquadratura sulla staffilata sul bolide di FDM, che non ha lasciato scampo al Medwork. Ora siamo sul 3-0, ma seguiamo ancora Morello, che va da Mariotto, il suo sinistro disinnescato ancora una volta da Tietto. Fallo laterale per il Medwork con Pagano, che cerca Ceccon, ma attenzione che capisce tutto Ayrton Mariotto, vis-a-vis con Tietto Mariotto, e arriva il gol di Ayrton Mariotto, sesto sigillo per lui in questa stagione. Non ha fallito l'appuntamento con il gol, aveva fatto le prove generali qualche istante prima sull'imbucata del Pocio Morello, questa volta però l'ha voluto e l'ha realizzato, il gol che porta il Rovigo sul più 4. Rivediamo quanto accaduto, ingenuità clamorosa, la seconda da fallo laterale da parte della squadra di mister Bottaro, poi bravissimo il numero 8 del Rovigo a piazzarla, a metterla proprio lì dove non può nulla neanche un quasi perfetto Tietto. Ma adesso torniamo in campo con Nicolau, che va da Ceccon, che cerca a sua volta Pagano, l'anticipo secco di Francesco Di Mauro. Ceccon riceve la sfera dal fallo laterale di Pagano, poi scodella in avanti l'8 direzione Farinazzo, capisce tutto Chinaia, che vince il duello anche con l'altro capitano, arriva poi FDM a dargli una mano, allarga il gioco per il 17 che torna dal 9, Fabio Di Mauro, e sono 3 i gol per lui all'interno di questa partita, una tripletta che mancava dal match d'andata in casa contro la Juvenilia Padova da quel 6 ottobre, e ora sono 25 in stagione, 20 in campionato, un bottino veramente interessante. C'è anche la sostituzione fuori ora FDM al suo posto dentro, e man CR7 Sherwood. Rivediamo intanto quello che è successo pochi istanti fa, bravissimo Nicola Chinaia a transizionare in avanti, a dare una palla con i tempi non giusti ma perfetti per il capocannoniere del Rovigo. Ma seguiamo Sher, che va da Danny Fabio, il suo destro para Tietto, e poi Ceccon si molla verso la porta per impedire la sesta rete. Tietto riparte direzione Pagano, che prova il suo destro, Francesco Di Mauro, così e così arriva anche Bettini, poi Chinaia a provare a dare una mano alla sua squadra, a farla rifiatare, a ricomporsi. Ancora il 17 addosso al 15 avversario, rimessa in gioco per il Rovigo.
Fabio. Dentro per Eros Guaraldo, il suo sinistro smorzato probabilmente anche da Farinazzo. Riparte Tietto che va da Fausto Bettini, fa fuori secco Sherrod Bettini, a lato di pochissimo. Ma veramente l'unico uomo del Medwork che pare poter fare qualcosa di interessante per la sua squadra. Sherrod dentro Chinaia che va da Eros Guaraldo, che deve tornare all'indietro, lo fa con l'assistenza di Danny Fabio. Da questi al 17 che torna sempre da Danny, il suo sinistro d'un soffio a lato. Bettini dentro la palla per Pagano che vuole tornare dall'11. Capisce tutto Danny Fabio che transizione in avanti con Eman. Share 7 Sherrod che calcia, para Tietto una volta, poi ancora Share, alta! Si è divorato qui la palla del potenziale 6-0. Eman, Sherrod, Pagano. Prova il destro! Francesco Pio Di Mauro a dirgli di no e fa ripartire ancora una volta Share, che davanti a sé al numero 4 Azzolin che riconquista. Dunque Pagano ci vuole riprovare. Para di fatto Eros Guaraldo che poi impedisce anche che il pallone esca. E allora il 3 transiziona con Share in avanti. Anticipo secco di Tietto. Fausto Bettini prova ad approfittarne dalla parte opposta. Il suo sinistro! E arriva il gol che forse dà un barlume di speranza al Medwork Arzergrande da parte di Fausto Bettini. Sono 14 in campionato per lui. Bravissimo però ancora una volta il numero 12 a capire tutto in maniera super tempestiva e far ripartire dalla parte opposta quello che è il capocannoniere della sua squadra. Il duello tra numeri 11 in questo caso l'ha vinto il giocatore in camisetta blanca, ha avuto la meglio su Danny Fabio, si è spostato la palla sul sinistro e non ha lasciato scampo a Francesco Di Mauro, che ha preso gol da Bettini anche nel match d'andata. Ma si riparte, quando siamo al 20esimo il punteggio dice 5-1. Ancora Danny Fabio, lo scambio con Chinaia, Danny, deviazione proprio da parte dell'11 avversario. Poi arriva anche il 12 a disinnescare il pericolo, ancora una volta Tietto, la palla gli rimane lì, anche un po' fortunoso qui sulla conclusione di Alino Loato. Ma seguiamo Nicolau che dialoga con Azzolini, poi Bettini anticipato da Danny Fabio, un po' di confusione, la palla giunge comunque al 2 che innesca Fausto Bettini, la doppietta da parte del capocannoniere del Medwork Arzergrande che arriva nel giro di un paio di minuti. Bravissimo però Zecchin a dare una palla con i tempi giusti proprio per il numero 11 che ora esce dal campo. Rivediamo quanto accaduto dal nostro replay. Un no look e poi Fausto Bettini la insacca lì proprio sotto l'incrocio, dove Francesco Pio Di Mauro non può veramente arrivarci ed è costretto a raccogliere la palla dalla sua porta per la seconda volta in questa partita. Ma torniamo in campo perché ora il Medwork sta cominciando a crederci. E allora Azzolini in verticale, Zecchin, l'anticipo del Pocio Morello che ora ha anche qualcosa da ridire col due avversari. Attenzione, arriva anche Pagano, si accende un accenno di rissa. L'animo deve essere smorzato dal direttore di gara, tutto comunque nella norma. E si riparte con Guaraldo che va da Chinaia, ottimo lavoro su Azzolini. Chinaia dentro la palla per Loato, di pochissimo a lato. Forse qui Alino avrebbe potuto dare nuovamente la palla proprio al capitano. Ma seguiamo Azzolini, verticale dentro per Zecchin che si gira il suo destro. Francesco Di Mauro in due tempi arpiona la sfera e predica la calma. Rientra ora Fabio Di Mauro al posto di Alino Loato per questi ultimi 3 minuti di gioco più recupero. Morello, suola, poi gioca la sfera in avanti in direzione Garofalo che si allaccia con Azzolini. Prova a lavorare un buon pallone, ce la fa lo stesso per FDM che allarga a sinistra per Ayrton Mariotto, il palo! Vicino il loro Rovigo qui alla rete del 6-2 che non è ancora arrivata. C'è con Fausto Bettini, è schierato bene il Rovigo, si complica un po' la vita l'11 avversario, allora Garofalo traversa e poi cerca di conquistare nuovamente il possesso, si allaccia con Ceccon, fallo secondo il direttore di gara che ora si avvicina anche al capitano del Medwork. Qualche polemica di troppo, arriva anche il cartellino giallo. Ancora il possesso del Pocio che cerca in avanti Garofalo che spizza questo pallone non benissimo, non lo ritrova più, lo ritrova invece Ceccon che va in avanti per Zecchin, l'anticipo del Pocio che poi combina però un pasticcio sulla pressione di Bettini e per poco il capitano del Medwork non va a servire il proprio 11. Si salva così, rimedia il suo errore il Pocio Morello. Attenzione Zecchini, il tiro deviato da Garofalo. Francesco Di Mauro ci mette una pezza ma non c'è più tempo perché scocca il secondo minuto di recupero. L'arbitro fischia 3 volte ed è game over al Palasport di Villadose. Finisce 5-2 in favore dei ragazzi di Mister Gonzato che consolidano il primato e mandano un chiaro segnale a questo campionato. Ma le partite sono ancora molte e Fabio e compagni non devono sicuramente abbassare la guardia. Intanto la classifica e i risultati dagli altri campi sono incoraggianti. Rovigo ora è a più 4 sullo Yeswork che ha perso col Torreglia, a più 3 sul Pernumia. Noi adesso però andiamo alle interviste finali. Eccoci quindi alla fine della partita, risultato di 5-2 per noi. Abbiamo giocato per me una buona partita, anche il mister ci ha fatto i complimenti per i nostri 40 minuti. Tu come l'hai vista all'interno? Prima tripletta dal 6 ottobre. È tornato Fabio Di Mauro con la sua tripletta. Sì, ha ragione il mister, faccio i complimenti per 40 minuti perché gli altri 20 sicuramente abbiamo avuto un po' di disattenzioni. Però dai, nel complesso comunque siamo felici, abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo creato tantissimo e quindi possiamo essere soddisfatti secondo me della nostra partita. Abbiamo sempre avuto il controllo. Poi sì, sono felice anche
tripletta devo ringraziare ovviamente i miei compagni, perché comunque non ho fatto gol creandomi da solo l'azione o comunque scartando tutti, cioè è stato comunque azioni corali, e quindi devo ringraziare comunque Ed che me l'ha passata davanti alla porta, Kina che mi ha fatto l'assist perfetto, e quindi abbiamo lavorato bene di squadra. Si può dire comunque che anche Rodrigo è in crescita in queste partite. Io, se ripenso anche alle prime giornate, per me siamo una squadra nettamente superiore, giochiamo molto meglio, arriviamo in porta con più facilità, anche con un po' più di fraseggio. Sì, siccome siamo migliorati nel tempo, poi sicuramente anche il fattore casa, secondo me nel tempo ci sta aiutando sempre di più, abbiamo sempre più familiarità con il campo, e quindi secondo me fa anche la differenza il fatto di giocare in casa o fuori per noi. Comunque alla fine Fred, hai giocato anche te, quindi cosa ne pensi? Hai preso due gol, potevano essere evitati o no secondo te? Non lo so, perché il primo gol la porta si allarga praticamente, essendoci pure quello sul secondo palo, che ci deve andare rispaccata. Non so se è stata la cosa migliore, poi questione del poi, però è andata così. Per me non è un gol su cui posso dare una grandissima colpa, idem il secondo, in cui troppo vicino, ha tirato molto bene poi. Intanto ci è arrivata una notizia dagli altri campi, il Valle ha perso nuovamente, quindi abbiamo staccato sul Valle che adesso ha meno 4 e quindi adesso siamo più 3 dal Pernumia. Sì, il Valle tra l'altro, diciamo anche prima, la seconda partita consecutiva che perde, e per me anche gli avversari di oggi per una squadra come il Valle erano abbattibili. Eccoci, sono arrivati anche gli ospiti. Ciao Abra Calaia. Ciao a tutti ragazzi. E anche Giamma, che ha fatto The Cage. Ciao ragazzi. Ha fatto The Cage nel quartetto. Cos'era un quartetto, quintetto? No, comunque Erano tre, certo. Però mi ricordo c'erano C'erano anche Anti, Maizi, oltre che Calaia e Giamma. Insomma, come avete visto anche voi la partita di oggi? In generale, commento rapido. Allora, la partita di oggi è stata una partita, secondo me, già da subito portata a casa, perché i ragazzi sono stati bravi su ogni aspetto, sia di aggressività che rabbia, che voglia di vincerla. Sono stati tutti a disposizione della squadra. Chi entrava, chi faceva qualche minuto, è entrato con aggressività, concentrazione e voglia di dare tutto. E secondo me sono stati appunto bravi sia in fase offensiva che difensiva. Senza pressione sono riusciti a portarci a casa la partita, ma importante l'approccio mentale dalla partita iniziale, basta. Allora, premetto che io ho sempre giocato a 11 e a 5 non ho mai giocato. Però, come ha detto Nick, la partita è partita subito bene, gestita bene, congelata fin da subito. Sono stati bravi ragazzi, complimenti. Ne valsa la pena venire fin qui, che ricordiamo che sei svegliato alle 4 stamattina per venire qua. Certo, ne vale sempre la pena, soprattutto sia per voi e anche per Nick. E ringrazio appunto tutti per avermi ospitato. Grazie a te. E comunque Nick, ti hai visto esordire anche nella Got League con gli Eterna. Grandissimi esordi, si è preso subito il pubblico e anche un sacco di audience. Guarda, sì, abbiamo preso parte appunto, preso parte alla squadra degli Eternals grazie a ZB e Matteo Lucchini, che mi ha dato la possibilità di entrare dentro, e ho la fortuna di essere entrato dentro una squadra che ha delle buone caratteristiche. Credo che appunto facendo qualche partita insieme abbia la possibilità di migliorare tutti insieme e dimostrare come possiamo giocare il nostro calcio e fare vedere anche le nostre qualità. Quindi niente, ci vediamo alla GOAT. Ho una domanda, no, è una domanda che tu non ti aspetti. Hai giocato con entrambi, meglio Gepato o Fabio Di Mauro? Ah, Fabio Di Mauro tutta la vita. Singapore. Chi vince la GOAT? Secondo me ti direi voi. Allora noi ragazzi vi ringraziamo per aver visto il video fino alla fine, ringraziamo anche Giamma e Nick Abra Calaia come sempre per essere venuti qua a vedere questa partita. Grazie a voi. Ragazzi, noi come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina, lasciate mi piace, commentate come sempre, hashtag esultanza, hashtag domanda, come sempre risponderemo nel prossimo video. Ci vediamo settimana prossima, ciao ragazzi. Ciao.